Quinta sconfitta nel ritorno, la terza consecutiva per l'Avezzano che finisce KO di misura sul campo della San Maurese e chiude la partita in 9 uomini, sinonimo anche di grande fragilità psicologica di un gruppo che non ha tratto giovamento dalla separazione consensuale con il tecnico Federico Giampaolo, oggi sostituito dall'ex vice Lanera. Per la San Maurese una vittoria che rilancia ambizioni di quinto posto. Per il suo debutto da primo allenatore, Lanera sceglie il 4-3-3 con Pierantozzi terzino destro e De Rocis nel tridente con Padovani e Manari. Nella San Maurese 4 avvicendamenti rispetto alla formazione sconfitta Notaresco, nel 3-5-2 Diop affianca a Zuppardo in avanti. Giornata e temperatura primaverili sul Macrelli di San Mauro Pascoli, le due squadre sembrano quasi volersi godere lo splendido sole e per oltre mezz'ora pare stringere un tacito patto di non belligeranza. Si gioca a centrocampo e al piccolo Totto, Gemelli di Messina fa correre sul contatto Padovani Maioli, poi bisogna andare fino alla fine del primo tempo quando arriva il primo squillo ed è della San Maurese al 42esimo, Diop serve la corrente Zuppardo che calcia con prontezza ma non angola, Sinato blocca. L'Avezzano risponde un minuto dopo con la discesa di Di Nicola, sponda di Padovani per Conti che calcia dal limite, Baldassari respinge e poi la difesa anticipa il tentativo di tap-in di De Rocis. Prima dell'intervallo la svolta nell'unico minuto di recupero, leggerezza di Tariuk che già ammonito stende Diop e si becca il secondo giallo e quindi il rosso. Avezzano in 10 uomini nella ripresa e la nera corre ai ripari dentro Besana per De Rocis e Pierantozzi scala centrale. Rimasti in 2, Padovani e Manari scambiano al secondo minuto, ma Baldassari non si fa sorprendere. La San Maurese si fa vedere con un paio di conclusioni dalla distanza, la prima di Sapucci, la seconda di Scarponi, bloccata da Sinato. Forte della superiorità numerica cresce la pressione dei romagnoli, Ferrante e Pierantozzi murano Diop a centro area. Al 20esimo traversone di Scarponi per l'incornata di Enrico, Sinato si salva in corner. Ma l'Avezzano soffre e va sotto un minuto dopo quando Sapucci sfonda a sinistra e mette in mezzo un pallone che Zuppardo deve solo spingere in rete. Gara in mano alla squadra di Mastro Nicola che al 24esimo sfiora il raddoppio con azione personale di forza di Santoni che sul più bello spara alto. Sussulto Avezzano dopo la mezz'ora, la San Maurese sbaglia in uscita, ne approfitta di Renzo che però calcia centralmente, mentre al 38esimo Crassa raccoglie la respinta della difesa della San Maurese ma non trova il bersaglio grosso. Segnali di risveglio marsicani placati al 39esimo da Conti che scalcia malamente Diop. Era stato ammonito poco prima ma per lui è rosso diretto. Avezzano in 9 uomini, ma nei 4 minuti di recupero accade di tutto. 3 contro 0 per la San Maurese con Enrico che spreca tutto anziché servire Zuppardo per il comodo raddoppio. E allora c'è l'ultima opportunità con l'angolo di Kras, Baldassarri sbroglia e la partita finisce sancendo il momentaccio dell'Avezzano, una crisi sempre più profonda che complica i piani di salvezza dei marsicani.